Siamo in diretta, siamo sulla strada che da Trepidò, provincia di Crotone, ci sta portando a San Giovanni in Fiore, provincia di Cosenza, dove raggiungeremo l'Abbazia Florense, luogo finale di questi 5 giorni di cammino, 100 km per arrivare a San Giovanni in Fiore, dove si trova l'Abbazia Florenze, le spoglie di Gioacchino da Fiore, che ispira questa iniziativa della WISP di Catanzaro. Siamo agli ultimi chilometri, tra poco ci fermeremo per una colazione rapida e veloce, poi arriveremo nel centro di San Giovanni in Fiore. Siamo più contenti, logicamente, che ci avviciniamo alla fine, ma anche un po' tristi, perché questa bella esperienza di questo cammino prolungato sull'altopiano della Sila sta per terminare. L'attività fisica fa bene, lo sanno bene i nostri camminatori uispini, e per cui concludiamo questi 5 giorni contentissimi. A guidarci è la nostra giovane guida di 80 anni, testimone vivente di come il camminare faccia bene. Ci risentiamo tra poco, quando saremo all'Abbazia, ripeto, di San Giovanni in Fiore. A più tardi.